Io quando sono stato eletto nel giugno 2013 ho avuto questo tema come tema mio prioritario e ho chiesto immediatamente all'allora appunto viceministro dei trasporti, il presidente De Luca, di essere ricevuto per mettere al centro della nostra discussione il tema della ripresa dei lavori dell'alta velocità della stazione di Afragola. Ci incontrammo a fine luglio con il presidente De Luca, l'allora amministratore delegato di RFI, che è l'ingegnere Lia, che oggi è in veste anche di commissario per le opere della Napoli-Bari, e tutto lo staff delle ferrovie, che allora era guidato qui a livello territoriale dall'ingegner Bianprinci, e si stabilì il cronoprogramma per la ripresa dell'appalto e dei lavori della stazione dell'alta velocità. Un cronoprogramma che aveva scansioni ben precise e che individuava appunto nella primavera del 2015 la ripresa dei lavori. Scusateci, forse un mese di ritardo, essere giustificato, ma i lavori in qualche modo sono già ripresi, siamo a luglio, siamo qui per in qualche modo coronare questo momento così importante. Eviteremo di tagliare dei nastri perché insomma, siamo scaramantici, ho l'impressione che non portano molto bene, se ne sono tagliati troppi, e invece adesso è il momento di passare alla realizzazione e fare un punto preciso su ciò che occorre affinché la stazione sia l'occasione per tutto quanto intorno alla stazione delle venire. Ultima notazione e concludo, chiedo scusa se sono stato un po' lungo, noi abbiamo in mente, perché questo è indispensabile, la stazione non solo come momento trasportistico ma come momento di sviluppo economico e anche occupazionale, perché no, del nostro territorio. E quindi per questo c'è un progetto che riguarda l'area intorno alla stazione che può essere preso in considerazione, può essere sviluppato, può essere portato avanti, può essere un momento di riqualificazione urbanistica e anche produttiva del territorio. Se su questo noi riusciremo ad avere la tabella di marcia che ci siamo proposti e che vogliamo avere, noi realizzeremo qualche cosa, caro Enzo, di importante per tutta l'area nord di Napoli, un'area di circa 500.000 persone, abitanti, che ha bisogno di risposte importanti all'altezza di quelle che sono le esigenze di questo nostro territorio. Grazie, grazie a tutti per la presentazione, grazie per questa bellissima occasione che ci date di essere qui presenti tra di noi, e lascio la parola al Presidente del Consiglio.